Joseph Schumpeter, come si studia la scienza sociale? Prima di procedere alla presentazione di quest'opera sintetica, un'opera molto breve, che ha una funzione direi molto orientata agli allievi, ovviamente Schumpeter probabilmente l'ha scritto, anche, l'ha scritto in forma di pamphlet ed è caratterizzata anche dalla sua brevità, poco più di quasi una trentina di pagine, più 11-12 pagine che prima sembravano andate perdute, di bibliografia che forse nel nostro caso non è molto utile perché è piuttosto datata. Il testo è collocabile intorno al 1908. Lui lo scrisse quando si trovava in Egitto e curava gli interessi di una principessa egiziana. Però prima di procedere, diciamo, e di addentrarci dentro questo piccolo testo, come si studia la scienza sociale, è bene dire, dare qualche riferimento biografico, sulla figura di Schumpeter. Joseph Schumpeter nacque in Moravia nel 1883, e morì nel 1950. Era sì, nato in Moravia, ma apparteneva alla minoranza dei Sudeti, che divennero poi tristemente famosi perché furono utilizzati come giustificazione da Adolf Hitler per invadere la Cecoslovacchia qualche anno dopo. È soprattutto un economista, ma è anche un sociologo, è anche un politologo, si formò studiando diritto e poi economia con, diciamo, grandi maestri, von Weiser e soprattutto von Baverck. È noto soprattutto nell'ambito economico per la sua tesi sullo sviluppo economico. Sviluppo economico che nella sua visione dell'epoca era generato da innovazioni che erano realizzate da due figure soprattutto, imprenditori e banchieri, imprenditori aiutati dalle banche, dava molta importanza al credito. Porta alla ribalta, diciamo, la figura dell'imprenditore e del banchiere, che sarebbero elementi chiave nel processo di sviluppo, un po', diciamo, in alternativa a quelle che erano le considerazioni fatte da un economista come John Maynard Keynes sulle politiche attive di intervento pubblico. C'è questa insistenza di Schumpeter nelle sue opere economiche sull'innovazione, diciamo, sulle idee innovative e poi sulle innovazioni che portano e sullo sviluppo tecnologico. E anche questa definizione che è piaciuta moltissimo non solo agli economisti, ma direi agli scienziati sociali, del capitalismo come animato da una distruzione creatrice, cioè distruzione creatrice è una specie di, diciamo, forma economica che distrugge ma al contempo ricrea e produce sempre innovazione, ha una caratteristica di movimento, non è fisso, è in perenne sviluppo. C'è da dire qualche cosa di interessante. Era chiaramente un conservatore, potremmo definirlo forse un liberal conservatore. Non è un personaggio così facilmente ascrivibile, per esempio, a tutta una cerchia di economisti austriaci, coallievi del, diciamo, del fondatore di quella scuola, che potremmo definire Karl Menger, da cui poi proverranno von Baverck, von Mises, von Hayek. Diciamo, teorici, considerati teorici appunto della scuola austriaca o anche esponenti e sostenitori del principio dell'utilità marginale in economia, che contrastavano duramente sia le tesi, per esempio nel caso di von Baverck, di Karl Marx sulla teoria del valore lavoro, ma anche qualsiasi visione, diciamo, socialista dell'epoca. Schumpeter in realtà non sarà così, non sarà dei loro, tra virgolette. C'è un passo interessante citato da von Hayek, che potremmo chiamare forse uno degli esponenti più interessanti, più importanti del neoliberismo. Sebbene Schumpeter avesse contratto grandi debiti intellettuali nei confronti di von Baverck, egli fu sensibile ad altri influssi, in particolare quello della scuola di Losanna, cosicché non può venire pienamente considerato come membro di questo gruppo, cioè dei marginalisti austriaci. Era un personaggio molto anticonformista, un professore brillante, giovanissimo, 25 anni,
fece l'avvocato al Cairo, poi insegnò economia a Cernovitz, che oggi all'epoca era impero austro-ungarico, oggi sarebbe Ucraina, poi finì a Graz, fece parte di una commissione dopo la prima guerra mondiale sulle nazionalizzazioni del governo socialista, nel 19 fu ministro delle finanze della Repubblica Austriaca, venne in contatto con tutti i grandi leader del socialismo come Hilferding, Otto Bauer, si confrontò anche con loro, venne in qualche modo, vennero richieste le sue dimissioni perché si pensava che lui avesse favorito, siccome si batteva contro le nazionalizzazioni proposte dal governo socialista, avesse favorito l'acquisizione di una società pubblica da parte di interessi stranieri, in quel caso erano interessi italiani. Fu anche presidente di una banca, la banca Biedermann, che finì malissimo, fallì e lui fu costretto, non solo perse tutto il suo patrimonio, ma fu costretto a pagare i debiti per anni dopo. Esercitò la docenza a Bonn e poi finì negli Stati Uniti. Intanto aveva già preso una laurea honoris causa alla Columbia University e poi finì ad Harvard dal 32 fino al 50 quando morì. È stato un personaggio molto interessante perché ha prodotto moltissimi allievi che non sono ascrivibili alla sua stessa corrente di pensiero, cioè allievi non conservatori, non troppo diciamo, anzi abbastanza favorevoli all'intervento dello Stato nell'economia. Quindi tra questi allievi personaggi importanti, Vassili Leontief, che fu Nobel per l'economia nel 73, che fu l'ideatore della divisione del sistema economico in settori, producendo un avanzamento negli studi economici. Paul Sweetsi, che era di scuola neomarxista, era chiamato Sir Galad, fu anche suo allievo Paul Samuelson, che invece era chiamato Mago Merlino. Paul Sweetsi, tra l'altro, fondò una rivista molto interessante, la Monthly Review, dove comparì nel primo numero un articolo di un signore che si chiamava Albert Einstein, e il cui titolo, diciamo, dell'articolo era "Perché il socialismo?". Paul Samuelson fu assistente di Schumpeter. Samuelson è stato neo-keynesiano, consigliere economico dei presidenti americani democratici John Fitzgerald Kennedy e Lyndon Johnson, Nobel per l'economia nel 1970, Mago Merlino, mentre Sweetsi era Sir Galad. C'è una bellissima frase di Paul Samuelson: gli economisti hanno correttamente previsto 9 delle 3, 9 tra le ultime 5 recessioni, quasi a sottolineare, come dire, l'instabilità di questa disciplina e gli statuti epistemologici piuttosto soggetti a contestazione. Sappiamo che ci sono una serie di scuole, esattamente come nelle altre scienze sociali, come in psicologia, i comportamentisti e i cognitivisti si danno battaglia e si accusa vicendevolmente di non essere scienza in qualche modo, o pensiamo anche alle loro possibili contestazioni alla psicanalisi, così anche tra gli economisti i dibattiti erano feroci, che sono feroci ancora oggi, si ripropongono, li vediamo anche ai giorni nostri. Nel dibattito, diciamo, tra coloro che volevano, come Karl Menger, il principe di questa casa austriaca di economisti, un'economia teorica astratta come la fisica, come altre discipline, e coloro che invece, come gli sconfitti, almeno in Austria, ritenevano che, quelli della scuola storica per intenderci, ritenevano che l'economia non fosse possibile, non potesse produrre astratti teoremi applicabili in ogni luogo, Fuchsmüller, lo sconfitto della scuola storica dell'economia, Schumpeter si collocava, diciamo, ipoteticamente a metà, al centro tra questi due filoni in lotta tra loro, cioè sosteneva sì che l'economia doveva essere una scienza teorica, ma riteneva essenziale l'apporto di altre discipline e soprattutto riteneva che fosse fondamentale assorbire, come dire, testare questa teoria osservando la realtà periodicamente e aggiustandola evidentemente. Mentre invece, diciamo, il filone più rigoroso, più mengeriano, aveva una visione più astratta, più dura, che faceva poi Menger non lo faceva, ma poi tutta questa corrente utilizzerà modelli matematici rigidi. Schumpeter fa una serie di considerazioni molto interessanti. Per esempio si chiede: ma come mai la liberalizzazione funziona in alcuni paesi e in altri no? Come mai l'abbattimento dei dazi doganali in un paese funziona bene, produce prosperità, e in un altro non produce prosperità? Già da questa affermazione si comprende che
era tutto fuorché un pensatore rigido. Un'altra caratteristica che forse può rendere interessante questo personaggio è che non solo era molto anticonformista, ma si raccontava che girasse in carrozza con una famosa, diciamo, dama di compagnia in pieno centro a Vienna, che fosse un tombeur de femme, si vantasse dei suoi successi, ma anche questa sua professione di banchiere, che in realtà gli ha poi dato anche abbastanza sfortuna, lo rende un personaggio molto interessante. E poi un'altra caratteristica che lo rende interessante per chi studia le scienze sociali, non per chi è un economista di formazione, tanto per essere chiari, questi continui riferimenti alla sociologia che lui fa, è anche il fatto che, se dovessimo dire la sua opera di economia più importante, è La teoria dello sviluppo economico del 1912, ma nel 1908 aveva già scritto L'essenza e i principi dell'economia teorica. Ma lui scrive nel 1942 Capitalismo, socialismo e democrazia, che è un'opera che è molto apprezzata dai politologi, perché è un'opera dove appunto lui analizza questi modelli e li mette a confronto. Un'opera in cui lui praticamente contesta le teorie classiche della democrazia e si ascrive di fatto con questo libro alla scuola degli elitisti, ossia lui vedeva la democrazia come un processo sostanzialmente di ricambio tra gruppi di elite, con il leader politico che un po' fa il pari con la figura che lui ha ben descritto dell'imprenditore nei testi di economia, cioè quindi il leader politico è un imprenditore, è un imprenditore politico, un imprenditore di consenso. Anche in questo piccolo testo ci sono dei riferimenti al politico che vede di cattivo occhio le scienze sociali, perché le scienze sociali spiegano delle cose che magari il politico tende a riassumere con piccoli slogan. Nell'opera Capitalismo, socialismo e democrazia c'è un riferimento in qualche modo, cioè c'è più di un riferimento a Marx, c'è un riferimento critico dove appunto lui si unisce un pochino alle teorie che criticavano la visione del capitalismo, del profitto da parte di Marx. Ricordiamo che c'era già stata la critica del sistema marxiano di Bombale, che era stato pur un suo maestro, no? La critica alla teoria del valore lavoro, alla critica del concetto di valore in Marx, però intanto lo accomunava a Marx la visione di una dinamica endogena nel capitalismo, e lo accomunava a Marx, e in quest'opera del 1942, Capitalismo, socialismo e democrazia, lo accomunava a Marx una previsione sulla decadenza economica del capitalismo, che avrebbe portato nella sua idea a un regime di stampo socialista, perché il capitalismo per la sua natura stessa non fa altro che minare, anche a livello di pensiero, a livello morale, quelle che sono le basi del suo operare, porta a un decadimento o produce esso stesso dei nemici morali per la sua ingiustizia, per le ingiustizie palesi alla quale darebbe origine, palesi da un punto di vista morale, non diciamo economico, e ne prevedeva il declino. Si è sbagliato, come Marx, almeno fino ad oggi, poi non si può sapere che cos'altro ci aspetta nel futuro. Le collettività, nella visione di cui in quest'opera Capitalismo, socialismo e democrazia, non fanno altro che scegliersi gruppi di elite che li governano. Quindi non è una visione, come dire, idealistica dell'economia e cioè della democrazia, ma è una visione piuttosto pessimista, esattamente come quella degli elitisti. Ricordiamo i più famosi elitisti in ambito politologico: Gaetano Mosca, forse il fondatore della scienza politica, perlomeno nel nostro paese, in Italia, Vilfredo Pareto, Robert Michels, i teorici dell'elite, e tra questi si può ascrivere anche Schumpeter.
Prima di addentrarci nel vivo, diciamo, di questa opera di Schumpeter, come si studia la scienza sociale, è bene ricordare ancora i molti allievi che lui ha avuto, che sono stati piuttosto importanti. Tra questi il matematico e l'economista Richard Goodwin, che venne tra l'altro allontanato da Harvard dopo la morte di Schumpeter per motivi politici. Ricordiamo che il clima anche nel tempio del sapere mondiale, come l'Università di Harvard, nel corso degli anni 50 non era propriamente, diciamo, molto liberale, se può passare questo termine. Ci sono molte storie, anche per esempio Robert Bellah, che è l'inventore del concetto di civil religion nell'ambito di studi sociologici, ebbe parecchie noie e decise di andare via da Harvard per ragioni politiche. Tra questi allievi, oltre al già citato Richard Goodwin, prima avevamo parlato di Vassili Leontiev, di Paul Suizzi, di Paul Samuelson, anche Ayman Minsky, che era un economista post-keynesiano, che ha avuto un intero dipartimento della Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo che gli è stato dedicato, Shizetto Tsuru, economista giapponese influenzato dal marxismo, Paolo Silos Labini, che ha avuto allievi importanti, è stato lui stesso un economista importante, antifascista, che vedeva la storia come indispensabile maestra per gli economisti, venne anche allontanato dalla prefettura perché lavorava presso la prefettura per ragioni politiche durante il fascismo, ha prodotto una serie di allievi, tra cui per esempio il professor Alessandro Roncaglia, che è uno storico dell'economia brillantissimo, a mio modesto parere. Tra i suoi allievi anche James Tobin, consigliere di Kennedy e della Federal Reserve Bank, nonché anche, questo può interessare l'Italia, a Yale, con una borsa di studio, sarà anche il maestro di un signore che poi farà il preside della Facoltà di Economia Bocconi, che si chiama Mario Monti. Tra l'altro James Tobin è famosissimo perché aveva ipotizzato questa tassa sulle transazioni finanziarie, la fantomatica Tobin Tax, per impedire, come dire, gli spostamenti troppo veloci sul mercato finanziario e finanziare in qualche modo lo Stato, il bilancio pubblico, che lo ha reso molto famoso. E l'ultimo che possiamo segnalare tra gli allievi di Schumpeter, John Kenneth Galbraith, economista democratico e libero per eccellenza. Quindi, come vediamo, sono nessuno praticamente degli allievi più importanti di Schumpeter è ascrivibile per esempio alla corrente neoliberista, insomma, se pensiamo appunto ai maestri che lui aveva avuto, von Hayek, von Hayek, e poi da lì, insomma, sono venuti tutti gli altri che poi negli Stati Uniti hanno influenzato, per esempio, economisti come Milton Friedman, il padre della Reaganomics, eccetera, eccetera. Quindi questo sul versante allievi progressisti di Schumpeter in ambito economico. Qui abbiamo l'opera Capitalismo, Socialismo e Democrazia, che è l'opera di cui parlavamo prima, con diciamo, questo elitismo che emerge, la figura del politico come imprenditore appunto di consenso e innovatore per impedire che il crollo del sistema politico. C'è un altro aspetto molto interessante che emerge da questa conferenza, ma poi entreremo maggiormente nel dettaglio, è un certo parallelismo che noi potremmo tracciare tra questa conferenza, come si studia la scienza sociale, e la conferenza La scienza come professione, qui contenuta in questa meravigliosa edizione Nue e Einaudi, le raccoglie due conferenze, il lavoro intellettuale come professione, che raccoglie La scienza come professione, conferenza di Max Weber del 1917, se non vado errato, e La politica come professione. C'è un'affinità tra i due. Vabbè, questo è un pamphlet, non è una conferenza come quella di Weber, però c'è una certa affinità, c'è una visione delle scienze sociali molto interessante, molto affascinante, anche devo dire per certi versi anche si vede questo tentativo di dare un, che è un problema delle scienze sociali tutte,
una certa dignità epistemologica alle scienze sociali, che sembrano per certi versi avere sempre una sorta di complesso di inferiorità nei confronti delle scienze, delle hard science, come si dice nel mondo anglosassone, cioè delle scienze della natura, si sarebbe detto una volta, pensiamo alla matematica, alla fisica, alla chimica, alla biologia, eccetera, eccetera. Come inizia questo piccolo testo? Inizia proprio partendo dalla domanda che si pone Schumpeter retoricamente, da più parti si c'è questa domanda: perché, in che modo bisogna studiare la scienza sociale? Come mai, si chiede lui, c'è questa domanda che arriva da più parti? Questa domanda c'è e si ripete sempre perché la scienza sociale è una scienza giovane e ha una serie di difficoltà, dice il nostro Schumpeter, che spesso portano a considerazioni, molti che diciamo ammantano le loro frasi come scientifiche da un punto di vista delle scienze sociali, in realtà non hanno nessuna valenza scientifica, e quindi la disciplina fa fatica ad affermarsi come una vera scienza sostanzialmente. Poi c'è un'affermazione, dice, molto spesso quello che dicono i politici, le affermazioni degli esponenti politici non sono scienza sociale, non sono esatte, e se noi cominciassimo a prendere per buone queste affermazioni qui, potremmo prendere per buoni anche i consigli della nonna. Ci sono anche, come dire, delle battute molto divertenti che lui fa nel corso del testo. La scienza sociale, ne dà una definizione, è la dottrina degli eventi sociali, la scienza di ciò che tiene insieme Stato e società, di quello che determina il comportamento e il destino delle classi e dei singoli individui. È la scienza dell'essere e del divenire sociale dell'uomo. Una prima scoperta che facciamo quando ci accostiamo alla scienza sociale è che è divisa in molti campi, e qui lui spiega come le scienze sociali non formano un edificio unitario, non sono un insieme organico, ma nascono man mano e si separano, come dire, istituendo degli steccati attorno a loro. Questi steccati nascono, o nuove discipline nascono, per effetto di un problema, di un approfondimento, o anche solo, e questo è molto interessante, fa molto sociologia della cultura, questa affermazione di Schumpeter, per effetto di personalità particolarmente influenti all'interno di un determinato campo di studi. Quindi noi abbiamo il sorgere di alcune discipline, mi viene in mente soprattutto, non so, per esempio l'etnografia, l'etnologia francese, ci sono alcune discipline che sorgono per effetto della capacità, della cocciutaggine, potremmo dire a volte, di alcuni loro esponenti. Oltre, una prima distinzione che lui compie in questo testo è quella tra le questioni economiche e le questioni che economiche non sono, e che lui ascrive alla sociologia. Questa disciplina, dice Schumpeter, viene definita come teoria delle relazioni reciproche tra gli individui e i gruppi di individui nell'insieme sociale. Anche all'interno della sociologia si sono formati diversi ambiti di specializzazione, ci ricorda Schumpeter, come la teoria delle religioni, quella del diritto, la psicologia dei popoli. Vabbè. Qui emerge un po' il fatto che il testo è datato, perché parla di psicologia dei popoli che rimanda subito a testi di Freud o di Gustave Le Bon, la psicologia delle masse. I problemi della scienza sociale, dice Schumpeter, richiedono che non ci si accosti a questi problemi disarmati, da uomo della strada, da uomo comune, ma bisogna conoscere i metodi. Questo è anche un messaggio molto interessante e molto attuale, e che vale per chi si occupa di scienza sociale all'università, al liceo. Cioè bisogna conoscere i metodi delle discipline che in qualche modo innervano anche le nostre scienze sociali. Il materiale che si raccoglie quando si fa scienza sociale, dice Schumpeter, sostanzialmente può essere diviso in quattro gruppi. Il primo gruppo è costituito dalla somma di esperienze e osservazioni quotidiane, quello che noi possiamo trarre dalle nostre esperienze, oppure, non so, il lavoro, mi viene in mente l'etnografia che il sociologo fa, la raccolta dei dati, l'analisi di una determinata situazione. Gli altri gruppi del materiale, diciamo, fattuale che serve alla nostra disciplina, li forniscono la storia, cui lui dà una
particolare attenzione, l'etnologia, la comparazione, lo studio dei diversi popoli, e la statistica. Perché dobbiamo conoscere bene i metodi anche di queste altre discipline, storia, etnologia, statistica? Perché il materiale che ci viene fornito, dice Schumpeter, che ci fornisce lo storico, l'etnologo, spesso non è il, diciamo, non ci viene fornito non nel modo in cui noi ne abbiamo bisogno, ci viene fornito in maniera forse grezza, E la seconda ragione, oltre al fatto che appunto il materiale ci viene fornito, o anche le indagini statistiche sono mole di dati enormi, e spesso chi raccoglie questi dati non sa cosa interesserà al singolo scienziato sociale. La seconda ragione è che la conoscenza dei metodi con i quali si lavora in questi campi è indispensabile per la piena comprensione di ciò che gli storici, gli etnologi e gli statistici fanno. Terza ragione, noi dobbiamo poter controllare quello che ci dicono questi esperti, questi tecnici, chiamiamoli come vogliamo, no? Cioè, dobbiamo poter controllare, perché molto spesso la forma che loro danno alle loro informazioni è già una trasformazione dei dati. E quindi spesso lo storico può confondere sintomi di una determinata situazione con cause, coincidenze casuali. Pensiamo alla correlazione impura, che è un concetto classico che si fa all'inizio, nelle prime lezioni di statistica, no? Cioè crescono i consumatori di formaggio e crescono i divorzi nello stato del Massachusetts. C'è una correlazione, perché sembrano correre assieme, però non possiamo dire che queste coincidenze siano effettivamente l'una la causa dell'altra, ma possono essere casuali. Questo, dice, quando parla della forma che si viene data ai dati, vale soprattutto per la statistica. I risultati a cui essa perviene dipendono molto spesso unicamente dal metodo utilizzato. A seconda del metodo scelto si può giungere a conclusioni diametralmente opposte. Qui apre un campo che, tra l'altro, in economia è parecchio soggetto a conflitti. Pensiamo ai dati sulla disoccupazione. È del tutto evidente che se sei l'economista della scuola blu ha chiesto al governo di attuare certe politiche per in vista della crescita dell'occupazione, e poi magari l'occupazione è cresciuta o magari non è cresciuta, a seconda dei dati, del modo con cui noi raccoglieremo i dati statistici o come considereremo gli occupati oppure meno, avremo una risposta positiva. E quindi l'economista in questione potrà dire: vedete, ho ragione io, le mie politiche, le politiche che ho suggerito al governo erano giuste. Oppure, se invece diamo un'altra forma a questi dati, ci sarà qualcuno che potrà dire: ecco, non funzionano queste politiche. Il fatto, qui questa frase viene da, tanto qui cita Elements of Statistics di Boley, che è uno dei primi saggi di statistica importanti del mondo anglosassone, forse il primo, no? Se non ricordo male. Poi il fatto, se non viene analizzato, dirà dopo anche con gli strumenti teorici, è muto, ci dice Schumpeter. Quindi non è che lui prende atto di questa situazione, ma non è che pensa di scrollarsela di dosso così facilmente. Comunque il fatto va interpretato. Noi perciò dobbiamo osservarlo, scomporlo nei suoi elementi, formarci un giudizio sul modo in cui ciascuno di questi elementi, preso a sé stante, esercita i suoi effetti. Il che vuol dire che dobbiamo analizzare e isolare ogni aspetto distinguibile delle realtà sociali. Non vogliamo dire con questo, dice, che tutto il resto, per esempio la lettura storica di un avvenimento, sia irrilevante, ma a volte i nessi che lo storico individua possono non essere corretti. Di nuovo torna sulla confusione tra cause e sintomi. Fa un bellissimo esempio. Se voglio saperne di più, cosa potrò dire della grande rivoluzione francese e del perché è scaturita? Le idee illuministiche, dice Schumpeter, del XIX secolo furono cause effettive o soltanto i sintomi di una rivoluzione che andava compiendosi? Dobbiamo considerare questo un fenomeno essenzialmente economico o un fenomeno essenzialmente politico? È stata l'economia finanziaria dello Stato a portare alla rivoluzione francese oppure no? A queste domande gli storici ci danno spesso una risposta, ma senza poterla mai dimostrare rigorosamente, e la loro risposta non può mai avere altro carattere che quello dell'opinione personale.
Questo è molto interessante e continua dopo. Ciò che le fonti riflettono sono spesso, una critica diciamo agli storici, no? O comunque mette in luce come anche gli storici. Un passaggio diciamo di critica agli storici è quello in cui Schumpeter appunto dice non c'è argomento storico al quale non si possa obiettare. Se per esempio uno storico ci dice che egli può dimostrare sulla base delle fonti che certe idee politiche determinarono il corso degli eventi, questo non dimostra nulla. Ciò che le fonti riflettono sono le motivazioni manifesti degli attori che agivano, quindi nel migliore dei casi le motivazioni consapevoli, ma al loro fondo possono esserci realtà del tutto diverse. Questa idea delle motivazioni manifeste, di solito un esempio molto efficace è se noi ci attenessimo soltanto alle motivazioni manifeste o quello che appare dai documenti, ne dovremmo concludere che esistono le streghe, perché capita di poter osservare documenti dove durante i processi alle streghe, le streghe confessavano. La costellazione concreta dei rapporti non si ripete mai e quindi i risultati concreti sono sempre diversi. Qui lui fa un esempio su un paragone tra molte rivoluzioni, non può darci i risultati esatti perché in ciascuna di esse non si mescolano tutti gli elementi che costituiscono il fenomeno di una rivoluzione. Noi non possiamo con certezza stabilire quali sono i fattori di crisi che poi innescano una rivoluzione, è una legge storica che non esiste, cioè è un po' difficile trovare la formula esatta. E poi un passaggio che ritengo utilissimo, la costellazione concreta dei rapporti non si ripete mai, ciò può facilmente indurre a pensare che nel campo delle scienze sociali non esistano verità ferme, ed effettivamente lo storico e anche il profano propendono per questa visione delle cose, le cose cambiano. E qui c'è un riferimento, diciamo, all'economia. Perché in un paese l'introduzione del protezionismo fa seguito a un periodo di prosperità economica? In un paese il liberismo porta alla catastrofe e invece in un altro paese all'espansione. In un paese la libertà politica si afferma e porta ai massimi benefici della civiltà, Inghilterra. In un altro essa non si afferma e porta alla disorganizzazione sociale, la Grecia. Ricordiamo che lo scritto del 1908. Dov'è la verità permanente, la verità universale, si chiede Schumpeter. La risposta sta in quel che abbiamo detto. Certamente i fatti, così come ce li offre la realtà, mostrano solamente un mutamento continuo, ma anche la natura attorno a noi mostra un'infinita ricchezza di aspetti molteplici. Non giungeremmo ad alcun risultato se volessimo descrivere individualmente tutte le pietre che si sono osservate in caduta libera. Dobbiamo invece scomporre i fenomeni nei loro elementi e considerare ciascuno di questi elementi per sé. Solo allora si può manifestare quella conformità a una legge che altrimenti è invisibile. E così avviene nelle scienze sociali. La teoria economica in misura minore e la sociologia poggiano in parte su un materiale così sicuro che il peso maggiore, sia nello studio che nella ricerca, dice Schumpeter, ricade nella elaborazione o rielaborazione concettuale. Quando è il caso parliamo di teoria economica pura e di sociologia pura, nelle quali abbiamo edifici teorici le cui pietre angolari sono costituite da pochi grandi fatti elementari. Quindi lui ritiene necessaria la teoria, oltre all'osservazione dei fatti. Tutte le volte che si studia la scienza sociale, ricorda più volte Schumpeter, bisogna raccomandare al principiante di apprendere subito, prima di ogni altra cosa, il mestiere della scienza. Qui il riferimento va alla conferenza di Max Weber sulla scienza come professione. Un altro riferimento polemico è contro i politicanti, perché Schumpeter dice per i politicanti la scienza è tanto poco necessaria quanto è necessario che tutti gli uomini di Stato che su un palcoscenico rappresentano la corte reale portino per le vere diamanti autentici. E qui dice il politico ha bisogno del successo, vuole muovere le masse, a lui si possono raccomandare solo frasi brevi, assolute, convincenti ed egli è costretto per necessità a mostrare disprezzo per la conoscenza scientifica, perché è questo che richiede il suo impulso di autoconservazione. Noi infatti studiamo scienza sociale proprio perché sentiamo tutta la caducità di quelle frasi. Sembra scritto oggi dopo che il nostro Schumpeter ha passato un pomeriggio o una sera di fronte a qualche talk show televisivo, perché abbiamo di recente, pensiamo alla crisi del virus,
non si può, dicevo, scambiare i nostri desideri come criteri di giudizio. Non possiamo sovrapporre alla scienza un ideale sociale, tuttavia gli ideali che determinano il comportamento sociale dei popoli possono essere certamente oggetto di trattazione scientifica. Questa affermazione fa il pari con la distinzione che Max Weber compie nei saggi anche di metodologia tra i giudizi di fatto e i giudizi di valore. Cioè noi, soprattutto quando facciamo sociologia, ma anche economia o anche altre discipline, pensiamo anche all'antropologia, dobbiamo distinguere i nostri valori, i nostri giudizi sui valori, questo non mi piace, con i giudizi di fatto. Uno dei risultati più importanti dello studio è che si comprendono i caratteri di necessità delle realtà sociali e che ci si renda conto che anche nel campo sociale domina una logica inesorabile che non si può ignorare impunemente. Emancipiamoci dalla tendenza, come dire, a scambiare i nostri valori per criteri di giudizio. Teniamo sempre reciprocamente separati scienze politica, conoscenze e desideri. Solo se facciamo questo noi ci avviciniamo al nostro problema con spirito scientifico e solo allora ci solleviamo realmente al di sopra del dilettantismo e della fraseologia quotidiana. Per farlo occorre una grande disciplina mentale e questa la si raggiunge solo difficilmente, se si hanno solo ideali pratici. La prima cosa che non bisogna mai perdere di vista negli studi teorici è la teoria. Evidentemente, e anche questo è un passaggio strepitoso, la teoria evidentemente non può dare un'immagine precisa della realtà. Così è nelle scienze della natura e ognuno lo ammette senza scandalizzarsi affatto. Le scienze sociali, al contrario, devono tuttora combattere con la pretesa del profano di cercare in esse la realtà immediata e una risposta immediata a problemi pratici. Naturalmente nell'essenza propria di ogni scienza di carattere teorico, seguire i singoli elementi dei fenomeni di cui si occupa in tutte le loro conseguenze e con appropriate supposizioni, escludere l'incidenza di altri elementi. In questo senso si può dire che le scienze sociali teoriche espongono solamente tendenze della realtà e mai la piena realtà stessa. Esse considerano per esempio l'agire economico come se non esistesse nessun altro modo di agire, il che non vuol dire naturalmente affermare che effettivamente non esista altro modo di agire. Anche qui ci sono echi di scuola storica, direi. Infine, chi inizia lo studio delle scienze sociali deve fare attenzione al fatto che ciascuna determinata teoria non vale per sé sola, ma è sempre parte di un edificio teorico e solamente come tale può essere compresa. Non si può estrapolare un determinato principio da un edificio teorico e discuterlo a sé stante. Bisogna coglierlo in tutte le sue relazioni con gli altri anelli della catena di cui fa parte. È difficile poter studiare sociologia pura a sé stante, cioè senza il materiale storico, etnologico ed altro genere che accompagna il suo ogni singolo problema. L'edificio è ancora troppo fragile per farlo, ma se si vuole farlo, il modo di procedere, che vale anche per la teoria economica, è quello di avere una teoria e in qualche modo testarla, ma soprattutto di avere una teoria. E poi qui ci sono dei riferimenti interessanti al fatto che passare un po' di tempo con Montaigne, Montesquieu, Tocqueville o gli saggi storici di Macaulay o quelli letterari di Morley è sempre utile, ma esula, diciamo, dall'intento di questo piccolo pamphlet. Poi c'è una divertente, interessante digressione su John Stuart Mill, che racconta nella sua autobiografia come imparava l'economia politica con questo padre tremendo che gli imponeva di scrivere su un quaderno ogni giorno un ragionamento teorico, e Mill utilizzò poi con i suoi colleghi successivamente questo piccolo quadernetto che lui aveva scritto sotto l'impulso del vecchio James Mill. Bisogna studiare la teoria se vogliamo accostarci a quei problemi non da profani ma armati di tutto punto. Il modo di impostarli concettualmente è educazione a discernimento, esercizio di analisi. Imparare a riconoscere grande unità nei fenomeni economici al di sotto della molteplicità di forme della superficie e fare in modo che ogni osservazione emerga da sé, emerga attraverso una logica teorica pertinente. Bisogna vedere nella teoria l'enorme congere di fatti che essa sinteticamente riassume. C'è un altro aspetto interessante, è che noi non possiamo raccogliere moli sterminate di dati, e questo è quello che ci racconta anche chi fa lezioni di
sociologia quantitativa, non puoi allargare tanto il campione di rilevazione perché tanto non, oltre un certo limite non avrai risultati migliori. Quindi nella molteplicità di dati noi dobbiamo avere un apparato teorico, una teoria che catturi i dati ma senza perderci nei dati, come è successo per esempio in alcuni ambiti della sociologia americana, che dopo aver raccolto una mole spropositata dei dati non si sapeva più che cosa farne. C'è un omaggio, un riferimento alla storia critica delle teorie dell'interesse del capitale di von Baer, che lui dice un'opera straordinaria, ma e poi ritorna. Le cose, anche nelle disquisizioni economiche, stanno così, ma talvolta anche diversamente. E come vale per la teoria economica, ciò vale anche per la parte più progredita della sociologia. A che mi serve stabilire che classe sociale e attività professionale molto spesso coincidono? Se non so se sono coloro che appartengono a una classe a scegliere nella maggior parte dei casi un certo mestiere, o se invece è il mestiere che ha creato la classe. Ma questo non me lo insegna nessuna storia, me lo insegna soltanto, dice Schumpeter, l'analisi teorica. Altra questione molto interessante che un po' riguarda spesso in classe, tutti portano delle esperienze personali, no? E le prendono come se fossero, dimostrassero qualche cosa. No, bisogna liberarsi da tutto questo. Quando il profano considera il funzionamento di qualche cosa, e qui fa l'esempio della borsa, il profano resta colpito prima di tutto da certe cose che una considerazione più attenta rivela essere di secondaria importanza. Per esempio, il suo occhio cade subito su quel fenomeno che indichiamo come lusso, e ce ne vuole per fargli capire l'esatta dimensione di questo fenomeno e constatare la sua relativa irrilevanza. Chi se ne infischia che, boh, non lo so, un calciatore prende milioni di euro quando il problema delle finanze, oppure che noi vogliamo limitare gli stipendi dei parlamentari, ma sì, eticamente può andare bene, però non è quello che risolverà il bilancio e risanerà il bilancio dello Stato. Faccio un piccolo esempio, è molto difficile far capire queste cose, oppure perché ha un valore altamente simbolico. C'è un altro esempio interessante: anche quando il profano considera il funzionamento della macchina statale, la sua attenzione si concentra subito sui guasti e i difetti della macchina stessa, che ai suoi occhi assumono una dimensione abnorme, mentre le sue funzioni effettivamente grandi per lui si riducono a nulla. Quindi un po' mi viene in mente il giudizio sulla sanità pubblica che può dare a una persona anziana in sala d'aspetto, che vede che la sala d'aspetto è un po' brutta, trascurata, magari non pulitissima, con le pareti da imbiancare, e quindi diventa tutto negativo, senza tener conto di quanto costa, che ne so, l'equipe di un cardiologo 24 ore, o di come funziona bene l'equipe di un cardiologo 24 ore su 24 in un grande ospedale, che salva la vita e che difficilmente si potrebbe permettere questa persona. Non è così che si raggiunge la conoscenza scientifica. I fatti sono simili tra loro e ben presto subentra un limite oltre il quale continuare a raccogliere ulteriori fatti non ci dà più nulla di nuovo. Questo è quello che potremmo applicare alla dimensione del campione statistico. Se di fronte ai fatti che si vedono non si pensa a nulla, è perfettamente inutile che si continui ad accumularli. Qui c'è un riferimento a una richiesta che lui aveva fatto a un suo amico medico. Dissi una volta a un mio amico medico che aveva una vasta pratica in un certo campo e mi pareva che avesse l'autorità giusta per risolvere una determinata questione. E lui mi diede questa risposta: la pratica da sola non fa proprio nulla. Se per 10.000 volte non ho individuato un tumore, io ho appunto una vasta pratica nel non riconoscere la malattia tumorale. Quindi bisogna avere un criterio per accumularli. Mi viene in mente il criterio dell'ideal tipo weberiano. Se io, non so, vedo leader o autorità politiche di diverso genere o i tipi di suicidio di Durkheim, se io però non ho in testa dei modelli dove poter incasellare e distinguere tra un fenomeno e l'altro, è inutile che guardi i suicidi, guardi il modo in cui il potere politico si legittima agli occhi della popolazione. I successi scientifici si ottengono col lavoro concettuale e non accumulando solo osservazioni. C'è impossibilità di ottenere un ragguaglio da un impiegato di banca subordinato a cui chiedete qualcosa sull'andamento del mercato monetario. Ci vuole qualcuno che abbia una visione più di insieme. Le ultime pagine, come vi dicevo, sono piene di riferimenti bibliografici a opere tradotte dal tedesco che sono oggi non ci sono più utili, ma il testo nella sua completezza conserva una valenza per chi si avvicina alle scienze sociali, in particolar modo la sociologia, ma perché no, magari anche qualche economista appassionato dei riferimenti storici, ci restituisce delle indicazioni che sono valide ancora oggi, e delle indicazioni o
se volete anche dei modus operandi, una piccola cassettina degli attrezzi che tornano utili anche per chi magari ha magari una vasta esperienza a volte e poi ha dimenticato queste cose, oppure per chi si avvicina alle scienze sociali per la prima volta.